Elisa Di Francisca, Jesina, campionessa olimpica di Londra, ha portato fortuna alla Cucine Lube che con i parziali di 25-23, 25-23 e 26-24 batte in un match punto a punto la team. I biancorossi di coach Giuliani festeggiano così positivamente la loro 800esima partita in Serie A. Con Kovar e Podraskanin a bordo campo, infortunati, i cucinieri si portano in vantaggio nella serie con una lucidità straordinaria, soprattutto nei finali di set, vinti sempre in rimonta. Sentiamo alcune delle dichiarazioni a fine partita. Partita in modo difficile, abbiamo giocato tutti, uno entra, uno esce, abbiamo anticipato tutti. Sono contento, lo vedo ora mercoledì per chiudere il primo giro e sono contento. Secondo me abbiamo tirato fuori carattere. È un periodo che non stiamo giocando benissimo, l'avete visto, sia in casa che a Latina, però io penso che in una squadra il livello di gioco sia importantissimo, perché comunque noi siamo una squadra che può esprimere un livello di gioco molto molto alto, però la testa è tutto, il carattere è tutto, quindi oggi noi pur non giocando benissimo abbiamo tirato fuori il carattere, nella dimostrazione delle mie battute alla fine del secondo set e le battute di Dick alla fine del terzo. Una squadra come la nostra che è costruita per vincere lo scudetto, un po' anche inconsciamente la pressione ce l'avevamo tutta noi questa sera, loro sono venuti qua, potevano vincere e perdere, che tra virgolette era lo stesso, noi dovevamo assolutamente vincere, quindi la pressione era sicuramente la nostra parte, però appunto per questo, che era una cosa in più, siamo stati molto bravi a reagire sia tecnicamente che di carattere. La Latina è mancata quell'abitudine forse a giocare in queste condizioni. Stasera la squadra mi è piaciuta, con quello che ha in questo momento ha fatto quasi il massimo. Continuavamo a perdere pezzi in giro e quindi diventa sempre più difficile allenare il palleggiatore nella stessa situazione, allenare il centrale nella stessa situazione. Anzi, devo fare i complimenti a Drago, perché non è facile nemmeno per lui cambiare così in fretta punti di riferimento nella partita. La pressione ce la dobbiamo mettere, perché Latina è una squadra che gioca bene, sbaglia poco. E giocare nelle loro condizioni, cioè sento già felici, contenti di quello che hanno fatto, è molto più semplice.